terra di cui vi parlo, una perla rara, Domenico Mari, piccola vite, l'incanto colli, fai ci impazzire, i meglio popoli, che vita si sciariaro, per chi to sangue da cittra sia, e non c'era cura di li guaria. Donna notte, carraccio cuore, picchia con decadenza, non la posso accettare, così a me vita e te liberare, e sogno pronto e mi faccio ammazzare, se terra d'amore e di bellezza rara, noi siamo pronti, pure alla morte, per liberarti di sta mala razza, che ti succa usando. Buongiorno, eccoci in Sardegna. Ieri abbiamo fatto un bel giro a Santa Teresa, abbiamo salutato la mia comunità con il buon Danilo Lo Giudice, sono andato a salutare Toti e Totino che saranno con noi anche alla chiusura della campagna elettorale a Messina giovedì 6 e poi tra una cosa e l'altra abbiamo fatto l'una e mezza. Ma alle 3 ci siamo alzati, vedete, siamo un po' scombinati. Perché? Perché siamo andati a prendere l'aereo che partiva alle 6. Catania, Roma, Roma, Cagliari. E qui ora inizieremo il nostro weekend con una serie di iniziative pubbliche e ovviamente abbiamo tanti incontri riservati con amministratori e anche sostenitori. Nel frattempo si stanno delineando le liste, anche perché l'1 maggio si sta per arrivare. L'1 maggio è il giorno ultimo di deposito delle candidature. E cominciano ad emergere quelle che sono le logiche di composizione di ogni singola lista. Stiamo vedendo per ora in queste ore quella che è la decisione del buon Matteo Pertini di inserire tutti i collegi Pannacci. Quale sarà l'effetto? Abbiamo visto la stessa cosa per quanto riguarda le candidature dell'UDC all'interno della Lega.
Quale sarà l'effetto? Beh, guardate. Cosa? Andiamo al dunque. Operazione Lega. Il buon Salvini sta cercando a tutti i costi di salvarsi la pelle in relazione al derby con Forza Italia. In questo tentativo raccatta candidature di varia natura, di vari ambienti, di vari contesti. Mi chiedo e vi chiedo, qual è il senso di svendere l'identità di un partito mortificando la militanza e facendo fuori anche gli ex, anche deputati europei uscenti, eh? Perché? Perché è logico che gli innesti che si stanno facendo all'interno della Lega sono finalizzati a fare fuori la nomenclatura. Cioè non ci sono dubbi che il patriciello di turno, facciamo un esempio, che ogni 5 anni cambia partito perché ha la necessità, da questo punto di vista, di riciclarsi e trovare ovviamente lo spazio dove, con il suo pacchetto di voti, riesce a superare gli altri e di conseguenza essere rieletto. Pacchetto di voti. Il tema è questo. Cosa significa pacchetto di voti? Io parto dal presupposto che i voti o derivano dall'esercizio della tua attività politica e amministrativa, quindi sei un soggetto che genera opinioni in relazione a questo, oppure sono pacchetti di voti con un'altra logica, che non voglio dire che sia una logica illecita, per carità di Dio, ma che sia una logica di controllo, non ci sono dubbi. E quindi mi chiedo perché Salvini fa una scelta di, la scelta di subappaltare la Lega a queste logiche e quindi snaturare in termini definitivi i principi leghisti. C'è un motivo. Il suo destino nella Lega ormai è collegato al derby con Forza Italia. Infatti in alcuni territori si stanno pure rubando i candidati, attenzione. L'operazione Vannacci ha questa finalità, l'abbiamo agevolata, come me l'ha avvelenata. E tutto questo anche per mettere in evidenza qual è la spregiudicatezza nella formazione di certe liste in relazione comunque a cercare di mantenere a tutti i costi, costi quel che costi, la percentuale di consenso che dà la supremazia. Poi il resto non gliene frega niente, se ti metti dentro soggetti che già ti dicono che non vogliono avere a che fare con te, cioè voi vi immaginate, prendo ovviamente dall'ANSA quello che ha detto Vannacci, Vannacci ha detto io non c'entro un cazzo con la Lega, non sono leghista e non mi iscriverò alla Lega, sono indipendente e basta. E quando hanno chiesto ma le polemiche che ci sono all'interno della Lega nei suoi confronti, a me che me ne frega, quello è un problema di Salvini e dei leghisti, a me che me frega. E allora qual è il senso di queste candidature? Anche l'operazione di fare alla Camera un gruppo formato da leghisti e intestato stavolta all'UDC per avere alcune candidature nei vari collegi. E allora mi chiedo, è più corretto fare un'operazione in chiaro come abbiamo fatto noi, dove abbiamo messo i simboli delle sensibilità, delle progettualità che fanno parte della costellazione della libertà, oppure prendere questi personaggi, pagarli con un altro tipo di moneta
e candidate all'interno del partito sotto mentite spoglie. Ecco cosa sta succedendo. Se noi andiamo a valutare queste operazioni che si stanno facendo in modo particolare nella Lega, ma credo che ci vorranno 10 simboli, perché ogni candidatura ha una sensibilità diversa, come d'altronde abbiamo messo in chiaro noi. Quindi operazione ovviamente di grande ipocrisia politica, ma soprattutto di grande inganno per il proprio elettorato. Quindi spero che qui i leghisti prendano posizione e non subappaltino la loro storia a personaggi che non hanno storia politica. Che sono personaggi rispettabili, ma non hanno la storia politica di un partito. Poteva avere senso da noi di un progetto che nasce ora, ma non in un partito consolidato dove c'è una militanza incredibile, una storia e soprattutto parlamentari uscenti da tutelare. Ecco qual è la questione. C'è parlamentari, europarlamentari che sono rimasti lì al palo, come si suol dire, sono stati lasciati, attenzione, sospesi fino all'ultimo secondo per evitare storie, e poi gli hanno calato il pacco. Ecco, si tratta proprio di questo. Il buon Matteo Salvini oggi possiamo dire che è un pacchista, ha calato il pacco a tutti i suoi dirigenti e i suoi parlamentari. Luciano, mi dai una mano per cortesia? Finalmente ne vado a Luciano qua. Sapete che ha perso la carta d'identità, Luciano? Sull'aereo. E quindi ora abbiamo il problema di come fare. E lui ride sempre, meno per male. Per fortuna qualcuno l'ha ritrovata. E chi l'ha ritrovata? Il grande Cateno De Luca. E ride però, eh? E ride. Vabbè. Ognuno ce n'ha uno nello stato di famiglia, ragazzi. Io c'ho lui. Quindi questa è la situazione. Per cui mi è arrivato il messaggio di Clemente Mastella. Sandra è candidata. Disse, ma chi? Sandra chi? Sandra Mastella. Sandra Mastella, perché esiste l'anagrafe una Sandra Mastella? Praticamente, cos'è successo? Che dopo che la lista di scopo ha avuto una frenata nell'inserimento del simbolo Noi di Centro, che deve si chiamasse, di Clemente Mastella e della nuova DC di Totò Cuffaro, perché l'abbiamo sventata e l'abbiamo ovviamente messa in bella evidenza, cos'è successo? Hanno tolto i loro simboli. Perché? Perché Emma Bonino ha detto no, noi non possiamo avere a che fare con i Cuffaro e con i Mastella. Quindi da 8 simboli, questo lo voglio sempre ricordare ancora a qualche giornale blasonato che prende sempre di mira la nostra lista come l'arca di Noè, perché ha tutti questi simboli, e chiedo sempre ai giornali blasonati, qual è la differenza tra 19 e 9 simboli? Qual è? È il modello, chiaro, che ho fatto io e che gli altri mi hanno copiato. Ora, perché io devo partire dal presupposto che 19 simboli è l'arca di Noè e magari la lista di scopo che è stata ridotta a 6 perché hanno dovuto togliere il simbolo di Cuffaro e di Mastella, invece è una lista di scopo non si sa di cosa. Ebbene, oggi è ufficialmente candidata Sandra Mastella. Nel simbolo, se andate a guardare, non c'è più il simbolo di Mastella. Quindi, qual è stato il compromesso?
non dire ufficialmente che c'è Mastella nel progetto, quindi si toglie il simbolo, ma i candidati di Mastella sono stati inseriti tutti, compreso Sandra Mastella. Nulla da dire sulla signora, nulla da dire su Clemente e Emma Bonino, che ha avuto da ridire, certamente non noi. E ora mi direte, che fine farà Totò Cuffaro? E qui la questione è ingarbugliata. È ingarbugliata. Diciamo che entro oggi i nostri uscieri ci dicono che dovrebbe arrivare la decisione conclusiva. Dovrebbe prevalere un concetto di realpolitik. Come si dice? Real? Realpolitik. Come? Realpolitik. Come si dice, Luciano? Realpolitik. Come? Realpolitik. Real? Real. Come real? Real. Ah. Sì. Real. 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 Real? Politik. E che significa? Politica reale. Politica vera. Vera sì. Politica. Ma il senso qual è? Quando tu dici real politics. Oiatto. Vabbè, pensa non è ambito mio. Pensa a non sbagliare strada, perché abbiamo una conferenza stampa tra poco, infatti potete collegare. Allora, andiamo al dunque. Dovrebbe prevalere il concetto che i voti di Totò Cuffaro comunque servono, però ovviamente senza Totò Cuffaro. E questo appello lo ha lanciato l'ologramma Schifani. Ieri, se andate a guardare, è l'ultimo appello che è rimasto lanciato sui voti di Totò Cuffaro. E allora, qua il concetto è diverso. Forza Italia fa la stessa operazione che fa la Lega. Non mette i simboli delle anime che stanno piazzando candidati o stanno sostenendo ufficialmente il progetto. Vedi Lombardo, il quale si è barattata i suoi voti, il suo pacchetto di voti con un altro assessorato. E lo ha detto molto candidamente, a me io sostengo e mi devono dare un assessorato. Infatti perché Schifani in questo momento, in modo vergognoso, e la stampa su questo sta in silenzio, la stampa blasonata sta in silenzio, che ieri io ho scritto a una bella nota al buon Schifani e al Presidente della Repubblica Mattarella per invitare Schifani a nominare immediatamente l'assessore all'agricoltura, considerato che tutte le procedure per dare le erogazioni al settore sono ferme e che quindi Schifani vuole aspettare la conclusione della campagna elettorale in base a come portano i voti i suoi lacchè politici, tra cui appunto c'è anche il buon Raffaele Lombardo, in base a questo gli darà il premio, l'assessorato. E noi per 50 giorni staremo a guardare e quelle che sono anche le provvidenze urgenti e necessarie da dare al settore agricolo e zootecnico in particolare, rimangono lì nel cassetto, perché bisogna completare la campagna elettorale. E allora, è ovvio, Luciano sbagliaste strada. Io ti dico che sbagliaste strada. Cioè, ci sta portando dei venete, qua, di Cagliari. Vedete? Perché gli ho detto, abbiamo la conferenza, gli ho detto, arriveremo puntuali se non sbaglia la strada, Luciano. Infatti ora è da 10 minuti che giriamo attorno sempre allo stesso cucuzzolo. Ecco, poi vi faremo sapere che fine faremo. Vi dovreste collegare tra poco per la conferenza stampa. Ebbene, questo è il tema. Tiene bloccati gli assessorati per dargli un premio per questi accordi. E allora, pare che questo ormai appello dell'ologramma Schifani dovrebbe portare a chiudere l'operazione di Cuffaro, comunque che voterà a Forza Italia.
se lo voterà tramite la Lantieri o meno, questo lo decideranno oggi. L'ipotesi più accreditata comunque è la Lantieri all'interno del progetto della Forza Italia sostenuta da Totò Cuffaro. Tenete conto che Totò Renzi ha proposto a Cuffaro di fare la stessa operazione sostenendo Daphne Musolino. Ma siccome il buon Cuffaro non è fesso, è ovvio che i voti a Daphne Musolino e a Renzi non gliele vuole regalare, perché dandoli invece a Forza Italia attraverso il programma Schifani comunque monetizza subito, perché qua in gioco ci sono anche le direzioni delle ASP, degli ospedali, che stanno vergognosamente ancora rinviando, e ormai li vogliono rinviare a dopo elezioni in base a come questi soggetti porteranno i voti. Se uno poi dice che questo è un sistema politico mafioso, parla a ragion veduta. Ecco qual è la questione, cari miei: il sistema politico mafioso. Con i nostri soldi si fanno la campagna elettorale e tengono bloccato tutto. Ci dobbiamo liberare da questa cappa, ce ne dobbiamo liberare. Quindi Cuffaro è ovvio che vuole monetizzare prima possibile, quindi l'operazione proposta da Renzi salta, e ad oggi Daphne non è candidata. Io ovviamente le auguro di candidarsi, perché sarà un momento per sdoganarsi e così dimostrare al mondo che lei esiste politicamente, a prescindere da Galeno De Luca, a prescindere da Succhiava Nord, e noi, ripeto, proprio la invitiamo a candidarsi. Facci sognare. Vediamo come vanno a finire. Speriamo di ritrovarci. Daphne, così anche questo, diciamo, momento di confusione si risolve una volta per tutte. Ecco cosa sta succedendo sostanzialmente nei vari partiti. Non è che a sinistra scherzano, eh? Stiamo vedendo con le candidature anche nel PD, ma quella che comunque è la situazione nel cosiddetto centrodestra, in particolare quello che sta avvenendo tra Lega e Forza Italia, è veramente un'indecenza, e lo stiamo vedendo con questi personaggi che inquinano la democrazia. Comunque andremo vedendo. Ora pare che Luciano ha ritrovato la strada giusta. Noi vi salutiamo, collegatevi tra poco, perché potrete assistere alla conferenza stampa, alla prima conferenza stampa che stiamo per tenere in Sardegna.